più o meno un quarto d'ora. Prima di tutto c'è Barbara Buchner che vorrebbe, come abbiamo visto prima, mi ha promesso di non usare. So first of all, Barbara would like to take the floor, and she has 3 to 4 minutes. Then Mr. Carraro, Mrs. Shiva, Vandana Shiva would like to take the floor to make a few clarifications, and then we will open the floor for the question and answer session. First of all, I would like to say that it is not that we have so many divergences. Probably we present things from a different point of view, and we also have 2 different roles. I am part of an international organization which is trying to collaborate with the politicians, so to make a step forward, while Professor Carraro works in the research field and he's a scientist. But it's also true to say that our proposals are based on scientific data. But let me just point out 3 points that in reality will stress that there are many shared values between us. First of all, yes, we agree that Copenhagen will not give rise to a legally binding agreement. I agree with Professor Carraro. There will be a political agreement, but however, to us, this is a success. It's a step forward, maybe not as substantial as Professor Carraro would like to see, but it's certainly a way to start towards a virtuous path. Certainly, it's true to say that if we have a few years delay, it's not a major problem, provided that we have a political agreement on which to base our actions, on which we can state that all of the countries share the same goals and are willing to collaborate. Certainly, it is not important whether the actions start right after Copenhagen or a year or 2 years later. As to the degrees, the increase in temperature, certainly it's difficult to be very specific and accurate whether it's 2 degrees or 2.5 degrees. But what really matters, and I repeat, we are an international organization, so what really matters is that if we talk about 150 or 2 degrees as a goal, we also show what implications are if we go beyond that limit, and it's a level from which we can start negotiating. This is our approach, because we know that the whole story boils down to negotiations among the different political leaders. So it's important to set a field on which to start negotiations, and then in the near future set ceilings. I do agree with Professor Carraro, and we understand that it's going to be very difficult for us to attain the 2 degrees increase, and I agree with him about how difficult this goal is going to be. So just to round up, let me say that we do not really have diverse opinions. We want to refer back to science and to the data produced by the different research studies, but we also want to progress in negotiations to get to an agreement that will not complete all of our actions and activities, but it's going to be a first step forward, and it's a success. Anyway, Professor Carraro, se vuole, ha il diritto di Professor Carraro, if you want, you can certainly reply.
Now, I agree. I really have nothing to say, but simply stressing that there will be an increase in temperature, and if we agree on it, then we will invest on adjustment measures as well as mitigation measures. And this would go to the benefit of the least developed countries, mostly as Shiva and the other presenters said. This is something that deserves to be at center stage because it is fundamental. Let me just share with you an example. What is the difference in temperature between Copenhagen and Paris? 4 degrees. And between Copenhagen and Rome, 12 degrees. In our economic systems, differences such as these do not cause major disruptors, but 2 more degrees in areas that are under stress, such as sub-Saharan Africa, may cause a disaster. And this is where we have to act and prevent disasters. Vandana Shiva, it's your turn. Volevo rispondere a due punti. Certamente si discute molto su chi provoca la crisi alimentare e l'aumento dei prezzi. Anche oggi si è parlato di Cina e di India. Il presidente Bush lo ha detto subito quando si è avuto l'impennata dei prezzi e ha parlato degli indiani che stanno mangiando meglio, stanno mangiando come gli americani. Ma lasciatemi dire che nel periodo in cui si parlava, cioè il 2006-2007, il consumo dei cereali statunitensi è aumentato del 12%, mentre la Cina e l'India avevano avuto un aumento del 2%, e questo assolutamente non paragonabile ai biocarburanti. E certamente il consumo dei cereali non è correlato a quello che viene consumato dalle persone, ma anche all'allevamento, all'energia. L'altro punto è che io vengo da una società predominantemente vegetariana. E un vegetariano ricco non diventa un carnivoro perché è una questione di valori culturali. Dobbiamo eliminare queste idee perché noi, mentre vediamo crescere la ricchezza, non possiamo pensare che tutti si diventerà carnivori perché è una visione semplicistica. Il secondo punto di cui si è parlato per quanto riguarda la crisi idrica, soprattutto nei paesi asiatici, a conseguenza di quello che succede nell'Himalaya, sappiamo che questo ci fa portare, ci fa girare verso un'agricoltura più pungente. E noi dobbiamo pensare invece in termini di agricoltura ecologica, con conservazione dell'acqua e una gestione ecologica delle risorse idriche. Ma questo sistema di produzione alimentare diversificata certamente è molto importante, proprio attraverso la multifunzionalità dell'agricoltura, che noi possiamo equilibrare il conflitto a cui lei ha fatto riferimento tra l'energia e la sicurezza alimentare. In sistemi decentrati questi due elementi sono degli obiettivi che possono essere contemporaneamente conseguiti, e se invece sono basati su monoculture diventano concorrenziali l'uno all'altro. In un sistema decentrato invece dobbiamo continuare a promuovere questo atteggiamento perché è vitale per la sicurezza alimentare e il clima. Grazie. Clini, un breve intervento e poi vediamo se c'è tempo per una domanda. Ma il tema della vulnerabilità e cambiamenti. Speaking about vulnerability to climate change in Asia. Ancora poco conosciuto. Well, I think it is a problem which as yet has been overlooked. It hasn't been come paesi very well responsabili delle emissioni, of India consideriamo poco gli effetti del cambiamento climatico sugli indici. Vi posso dire che in Cina, dove ormai lavoro da 15 anni, really uno dei of the effects of climate change on anzi degli effetti più gravi
che loro conoscono oggi è la progressiva siccità nel centro-nord della Cina, nel bacino del fiume Giallo, accompagnato a eventi estremi con gravissime inondazioni in periodi molto ristretti, che portano il governo cinese a investimenti incredibili, per esempio per regolare il regime delle acque, per trasferire acque dal bacino del fiume Azzurro al bacino del fiume Giallo con opere di ingegneria che credo che non esistano nelle memorie della storia dell'umanità. Ma nonostante questo, India e Cina conoscono periodicamente fenomeni devastanti di inondazioni che mettono a rischio anche il lavoro di crescita e lo sviluppo economico che hanno costruito negli ultimi anni. Penso che questo sarà rapidamente uno dei temi emergenti. Di fronte al grande problema dell'energia abbiamo questo altro gravissimo problema che è rappresentato dall'esigenza di adattare ai cambiamenti climatici economie che quando erano molto povere potevano sopportare con grande flessibilità gli effetti dei cambiamenti climatici che ora che sono in rapida crescita hanno un'altissima vulnerabilità, e questo penso che sia uno dei temi sui quali si è lavorato poco e su quali bisogna lavorare molto di più negli anni. And this is something that we have not worked on sufficiently as yet. We have to do more in the future. Now I'm wondering, are there any questions? Possiamo andare con il microfono. Grazie, mi ghiaccio, medico nutrizionista. I'm a doctor, nutritionist. Che sono pericoloso. Va bene. Well, if I tend to get carried away, so stop me short if I take up too much of your time. Now, I'm going to make some comments rather than ask questions. Professor Carraro. If I remember correctly, in Kyoto, it had been decided to have a 2.5% increase rispetto all'era preindustriale. This is a temperature increase compared to the pre-industrial era, but nobody's quite sure what the temperature was in the pre-industrial era. I must say that you have dispelled my fears because you said 2.5 degrees centigrade isn't so dreadful, or at any rate it's permissible. But we also have other approaches. So we heard almost 80% of the US population is obese. In Italy, for young people, we have 36% obesity. And we know that the impact of the Anglo-Saxon diet on an ecosystem is exactly twice the impact of a Mediterranean diet. So we must really try and change dietary habits. And speaking about proteins of animal origin, well, between 12 and 15% of total calories must come from proteins, animal and vegetable alike, and 50% of our proteins intake should come from animal sources. This isn't quite. This isn't so much. And we also know that the production of beef has an impact which is much greater than that of other alternatives. So already in China or India, we should start encouraging people to consume different types of meat, not beef. Recentemente un aumento del 7%. Dr. Shiva, you mentioned the rise in obesity for children in Delhi. This is a relative figure. Do you know about the rate of obesity in the development age in India, the absolute rate? Professor Carraro, e poi brevissimi, perché poi abbiamo finito. Non volevo tranquillizzare. No. I didn't mean to actually
eliminate your anxiety. I said that 2.5 degrees may be a feasible goal, but it would entail a lot of investments to do so. Otherwise, if we want to adjust ourselves to these changes, we have to start getting organized. But the issue is not so important for us, because from the economic point of view, no major changes will happen. Certainly, Canada and Russia will get benefits out of it, but the real major problem will be in the developing countries. They are the ones to be most seriously hit by such an increase in temperature. So we have to go along two parallel pathways. Professor Shiva? Studies done on the schools of Delhi, which is teenagers, have shown that in 1995 the obesity rate was 7%, nel 2005 era salito al 14% e quest'anno al 25%, tutto proprio per i cambiamenti nell'alimentazione dei nostri adolescenti. Ecco, io concluderei qui questa prima tavola rotonda perché abbiamo 15 minuti per il coffee break, we have a coffee break for 15 minutes, so please be very punctual because we will have a satellite connection with Shimon Peres, and certainly all of us would like to hear what he has to say.